Oltre a tutto questo, anche come iniziative parlamentari, mi piace ricordare le proposte che la Lega ha portato in aula, sono addirittura d'arrivo. La proposta di legge che inasprisce le pene per chiunque usi violenza nei confronti dei lavoratori della scuola, perché per noi chi tocca un docente tocca lo Stato e va punito, altro che bravate. È la proposta di legge della collega Miele che favorisce 7.000 insegnanti che svolgono anche il ruolo di vicepresidi. L'opposizione cosa ha fatto? Abbiamo citato in precedenza il non fatto degli 11 anni, ma voglio concentrarmi anche su quanto previsto nelle loro mozioni. In particolare al punto 13, e i colleghi non ne fanno mistero, il punto 13 della mozione presentata sul diritto allo studio del Movimento 5 Stelle, Presidente, sa cosa prevede come urgenza fondamentale per i nostri studenti, per le famiglie, per la nostra comunità scolastica? Lo vuole sapere? Punto 13 prevede l'educazione sessuale fin dal primo ciclo della scuola, cioè l'educazione sessuale ai bambini di prima elementare, bambini di 6 anni che forse avrebbero altre esigenze. Lo avete messo nero su bianco, il punto 13 prevede la propaganda gender e l'educazione sessuale a bimbi di 6 anni. Queste sono le loro esigenze. Queste, non ve ne vergognate, colleghi. Presidente, per suo tramite, chiedo ai colleghi di essere coerenti e di non nascondere il loro punto 13 nella mozione del Movimento 5 Stelle. Allora voglio essere chiaro, Presidente. Finché ci sarà la Lega al governo, la propaganda di gender se la scordano i colleghi del Movimento 5 Stelle, se proprio ci tengono tanto a violare quanto previsto anche da una circolare, la 1972 del 2015, fatta dal governo Renzi, quindi governo comunque di centrosinistra, che la vieta in assoluto, se proprio ci tengono a fare educazione sessuale a bambini di 6 anni, se la facciano nelle loro sedi di partito, non approfittino della scuola senza il consenso dei genitori, obbligando dei bambini alle loro porcherie. Ragione per cui, come maggioranza, voteremo a favore della mozione sul diritto alla scuola. Colleghi, sto riprendendo il collega. Colleghi, se mi consentite di riprendere il collega Sasso, forse lo faccio io. Il collega non ha la parola in questo momento, quindi non può parlare. Collega Sasso, l'espressione "le loro porcherie" non è consentita, è offensiva nei confronti dei colleghi. La prego di andare avanti col suo intervento senza utilizzare espressioni offensive. Grazie. Presidente, accolgo il suo invito e mi diletterò nel individuare dei sinonimi di porcherie. Nefandezze, oscenità, turpiloquio, perché questo collega è quello Sasso, che prevede l'educazione sessuale. Lei non può offendere i non colleghi in quest'aula. Presidente. Le loro porcherie, le loro oscenità e così via sono offese nei confronti dei colleghi. Lei può rivolgersi come meglio ritiene alle proposte che i colleghi fanno e ha tutta la libertà, il diritto di contestarle. Non può offendere direttamente i colleghi. C'è una differenza, la prego di andare avanti col suo intervento liberamente, tenendo conto di questo che è un aspetto del nostro regolamento d'aula. Va bene, allora, grazie. Presidente, io sono rispettoso del regolamento. Però lei deve rispettare la libertà di opinione di un parlamentare che ritiene l'educazione sessuale a bambini di 6 anni una nefandezza. Posso dirlo? Questo lo può dire, non può offendere i colleghi. Ma prego. Non li ho offesi, era un sostantivo riferito a quel tipo di insegnamento. Non mi permetterei mai di parlare male di un collega parlamentare, ci mancherebbe. Prego, però continuo. Rivendico prego, il diritto continuo. Che le famiglie per nostro tramite urlano ogni giorno contro determinati atteggiamenti. Questo me lo lasci dire.